edizione. La prima edizione l'abbiamo fatta l'anno scorso e come tutte le prime edizioni, insomma, si commettono dei piccoli errori che poi intelligentemente la volta successiva si eliminano. Quindi questa volta questi errori sono stati eliminati, abbiamo avuto i complimenti da parte degli atleti, da parte della federazione. Ricordo sono venuti due atleti della nazionale italiana e questa è una cosa ottima perché portarli a Forio è una bella pubblicità e soprattutto abbiamo avuto quest'anno oltre 115 iscritti. Quest'anno siamo riusciti a creare un circuito, il circuito delle aree marine protette, che comprendeva Nerano come prima tappa, poi Amalfi, Positano, Castellabate e poi come tappa conclusiva avevamo appunto Forio, quindi doveva essere sicuramente una tappa conclusiva molto positiva anche per le presenze. Purtroppo il tempo ci ha penalizzato, è un tempo un po' pazzo, però dobbiamo dire che comunque la manifestazione è riuscita bene, gli atleti sono divertiti, perché il livello è molto alto, basti pensare che gli atleti della nazionale hanno impiegato 24 minuti per arrivare, 2,5 km con quel mare è veramente una cosa notevole.